La Torino-Lione non è più un progetto, ma un'opera in fase di realizzazione. La prossima settimana raggiungeremo i 20 chilometri di gallerie scavate e abbiamo già contrattualizzato il 20% dei lavori. Così Mario Virano, direttore generale di TELT, la società incaricata di realizzare e poi di gestire la nuova linea ferroviaria ad alta velocità, in occasione della seconda tappa a Lione del ciclo europeo di incontri formativi sugli appalti dei lavori. Sappiamo, ha detto Virano, che le piccole e medie imprese dei territori interessati da grandi opere generalmente vedono il loro orizzonte di lavoro plafonato nell'ottica del subappalto. Noi, ha continuato, abbiamo attivato dei bandi di gara di pezzatura media e medio-piccola, rivolti direttamente al sistema delle piccole e medie imprese, che rappresentano il tessuto economico principale dei territori di Auvergne-Rhône-Alpes e Piemonte.